Ciao, nel precedente video abbiamo trattato il frame dropping. Ora vediamo come risolvere i rallentamenti o la perdita di frame durante la riproduzione facendo uso delle proxy. Importiamo una strip 4K. Settiamo correttamente il progetto facendo clic destro nel sequencer e scegliendo Movie Strip Set Render Size. Nella scheda Proxy and Cache, Cache Settings, disabilitiamo la generazione della cache in Cache Final per meglio comprendere le modifiche che andremo ad apportare ed impostiamo la modalità di riproduzione dal menu Playback in AvSync. La prima operazione è quella di ridurre drasticamente la dimensione del nostro progetto, operazione già trattata. Ora invece analizziamo gli strumenti relativi all'uso delle proxy partendo dalla modalità di visualizzazione che troviamo nella sidebar della preview richiamabile con il tasto N, nella scheda View, View Settings e campo Proxy Render Size. Questo menu ha varie opzioni, analizziamole insieme. No Display, come intuibile non visualizza quanto letto nel sequencer. Scene Render Size, riproduce secondo le impostazioni settate nelle Output Properties, Dimensions, Resolution. Modificando il valore del campo percentuale, possiamo visualizzare il degradarsi della qualità. Questa è l'impostazione di default. Proxy Size 25%, 50%, 75%, 100%. Se presente, riproduce la proxy generata secondo la percentuale selezionata, come vedremo a breve. Nel caso non sia stata generata la proxy, come in questo caso, verrà ridotta la dimensione del frame alla percentuale selezionata. Per meglio capire questo strumento, portiamoci nella scheda Strip, Adjust, Transform e spuntiamo la casella Offset. Lo strumento si comporta allo stesso modo del campo percentuale in mancanza di una proxy generata. No Proxy Full Render. Ignora le impostazioni della scheda Output Properties, Dimension, Resolution e di eventuali proxy presenti e riproduce alle dimensioni reali della strip. Abbiamo visto che lo strumento percentuale della scheda Dimensions e il menu Proxy Render Size si comportano in modo molto simile in mancanza di proxy, ma dobbiamo prestare attenzione perché se proviamo a renderizzare i risultati saranno diversi. I valori impostati nella scheda Dimensions determineranno la dimensione di uscita di quanto renderizzato. Quelli del menu Proxy Render Size, invece, riguardano solamente la preview. Per generare una proxy, dopo aver selezionato la strip interessata, dobbiamo portarci nella sidebar del sequencer, richiamabile con il tasto N, nella scheda Proxy and Cache e aprire il tab Proxy Settings. Nel campo Storage possiamo scegliere se generare la proxy per la sola strip selezionata o per l'intero progetto. Selezionando il pulsante Set Selected Strip Proxies, accederemo ad un pannello dal quale potremo impostare il livello di ridimensionamento percentuale riferito alla strip. La nostra scelta preferenziale sarà probabilmente 25%. Confermiamo con OK e generiamo la proxy premendo Rebuild Proxy and Timecode Indices. Verrà spuntata in automatico la casella Strip Proxy and Timecode che aprirà la relativa scheda. Verrà creata una cartella nella directory dove risiede il file originale chiamata bl_proxy. Una sottodirectory con il nome della strip al cui interno risiederanno la proxy e alcuni file relativi ai vari tipi di indice timecode. Analizziamo il file generato. Il peso è pari a 18,6 MB. Le dimensioni sono 960x544 pixel e il bitrate è pari a 6601 kilobit per secondo. Per poter usufruire della proxy appena esportata, espandiamo il menu a tendina del campo Proxy Render Size e scegliamo Proxy Size 25%. Ora la riproduzione sarà fluida e senza perdita di frame, ma con una qualità ridotta. Il pannello ci offre un'ulteriore opzione,
lo slider BuildJPEG Quality. Il valore va da un minimo di 1 ad un massimo di 100. Questo parametro controlla il valore di bitrate che analizzeremo a breve. Proviamo ad impostarlo ad un valore pari a 10 e premiamo il tasto Rebuild Proxies and Timecode Indices. Verremo avvisati di un errore. Blender non può generare la proxy perché di fatto ne esiste già una con le stesse caratteristiche, ovvero al 25%. Spuntiamo quindi la casella Overwrite e rifacciamo clic su Rebuild Proxy and Timecode Indices. Ora la proxy verrà sovrascritta. Analizziamone le proprietà. Il peso è stato ridotto a 6,9 MB, un terzo se confrontato alla precedente. La dimensione è rimasta 960x544 pixel. Il bitrate è calato a 2426 kilobit per secondo, anche qui meno della metà della precedente proxy. Proviamo ora a riprodurre la proxy. Il carico sulle risorse è diminuito, come pure la qualità di quanto visualizzato. Quindi i fattori che possono contribuire a ridurre il carico sul sistema sono la dimensione del frame ed il valore di bitrate. Colgo l'occasione per dare una breve spiegazione di cosa sia il bitrate da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La velocità di trasmissione o di trasferimento, detta anche frequenza di cifra o bitrate, in informatica e telecomunicazioni indica la quantità di dati digitali che possono essere trasferiti attraverso una connessione trasmissione su un canale di comunicazione in un dato intervallo di tempo. È possibile inoltre spuntare più opzioni per la generazione di proxy che verranno generate simultaneamente e quindi selezionabili in seguito dal pannello della preview, a scapito di maggiore spazio utilizzato nel disco. Togliendo la spunta dalla scheda Strip Proxy and Timecode, andremo a disabilitare la lettura delle eventuali proxy presenti. Proseguiamo con l'analisi del pannello che ci offre ora due comode opzioni. Proxy Custom Directory, che se selezionata ci consente di specificare una posizione di salvataggio a nostra scelta. Proxy Custom File, che ci consente di scegliere un file specifico. Potremo quindi decidere di esportare una strip con formato e dimensione a nostra scelta e successivamente richiamarla da questo campo. Un parametro che non abbiamo analizzato delle proxy generate è il grado di compressione del frame. Il codec della strip originale è H.264, mentre la proxy è stata generata con il codec MJPEG, Motion JPEG Video. È di uso comune, specie nei software professionali, fare uso di proxy lossless, ovvero senza compressione. Questo consente un'alta qualità di anteprima e allo stesso tempo un basso carico sulle risorse di sistema. In questo caso però la proxy potrebbe pesare anche 8-10 volte la strip originale. I codec usati sono ProRes e Cineform.